Lo scorso 13 marzo ci ha lasciato Luigi Nicco, volto storico del giornalismo italiano e del mondo dello sport. Laureato in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale, con specializzazione in russo all'Università Orientale, ed esperto in archeologia. È stato molto più che un giornalista. È stato intellettuale, profondo osservatore del sociale, critico con la società incivile dei giorni nostri, così come lui stesso ne aveva coniato la definizione, ed anche studioso di archeologia, a cui aveva dedicato il tesoro di Troia. Luigi era nato a Napoli 84 anni fa, nel rione Sanità, in quel cuore di terra che aveva sempre portato con sé. Quella parte popolare della città, che sa anche essere nobile e che aveva dettato le basi a quell'anima vera e sanguigna, che lo ha poi sempre accompagnato nel suo cammino di uomo e di professionista. La sua carriera è stata lunga, prestigiosa e versatile, costellata da un continuo misurarsi con nuove sfide professionali ed umane. Ma mai lontana dal legame con la sua città, con la sua gente e con la sua squadra del cuore, il Napoli. Celebri i suoi collegamenti dallo Stadio San Paolo per i servizi sulle partite degli azzurri. E sua la frase più famosa: Milano chiama, Napoli risponde. Oggi diremo: Napoli chiama, Torino non ha risposto. È ancora più impressa nei ricordi di tutti la battuta ai mondiali di calcio dell'86, con quel gol di Maradona, la mano di Dios o la cabeza di Maradona. Maradona gli risponde: los dos, tutte e due. Per 15 anni nella redazione televisiva di 90° minuto nella RAI, nel periodo degli scudetti del Napoli di Maradona. Una parentesi giornalistica importante e che lui stesso dichiarava di aver sempre portato nel cuore. E proprio da lì era partito quel giornalismo sportivo fatto anche d'altro. Sì, perché Luigi Nicco è stato anche il felice promotore della rappresentanza di un'Italia calcistica, del tifo e dei campanili, con fare giocoso. Professionalità e competenza che sapevano anche cogliere e far arrivare quella leggerezza del divertimento che il calcio, come lo sport in genere, dovrebbe sempre perseguire. Le sue telecroniche, i suoi servizi sono stati il perfetto connubio di tutto questo, ma la sua carriera è stata un lungo dividersi tra varie articolate esperienze. Ha diretto l'ente provinciale per il turismo, e da esperto in archeologia ha seguito e curato per anni il programma L'Occhio del Faraone. Ha vissuto un impegno politico in prima linea, con le elezioni delle amministrative del 1997 a consigliere comunale di Napoli nelle liste dei Democratici di Sinistra. Tanti, forse qualcuno di voi lo ricorderà, c'è ancora qualcuno che era presente, insomma. Sempre negli anni 90 ha condotto Mi manda Rai 3, quindi il passaggio a Mediaset, dove si è occupato delle dirette dai campi di calcio. Poi il passaggio, insomma, alle televisioni locali, quelle vere, quelle vicino a noi, vicino alla gente, Canale 9, dove ha curato con successo una fascia informativa di analisi e approfondimento dal titolo L'Emigrante, titolo che lui stesso aveva voluto. Proprio di questa fase ne ho un bellissimo ricordo personale. Sono stato spesso suo ospite in questa trasmissione ed ogni qualvolta era un onore e un arricchimento per me. Lo sottolineava anche qualche altro consigliere nelle passate riunioni dei consigli comunali. Lui è enorme nel suo sapere, competenza e padronanza dialettica, metteva tutti a nostro agio, dandosi con semplicità, eleganza e generosità. Insomma, mi faceva sentire bene, come ha fatto sentire bene a suo agio ognuno di noi, insomma, fosse ospite del suo approfondimento. Ti regalava rispetto senza fronzoli, ma con la sottile essenza del professionista libero e appassionato. E questa è una virtù solo di quegli uomini che sono grandi, senza aver bisogno di dimostrarlo. Ma per il suo impegno di uomo e giornalista vero, e mai di facciata, ha vissuto anche un gravissimo episodio che ha messo a rischio la sua vita. Il 29 novembre 1981 viene gambizzato in un ristorante di Avellino per mano di tre uomini inviati dal luogotenente di Raffaele Cutolo, per una dichiarazione non gradita, fatta mesi prima al 90° minuto. Ed anche qui, qualche tempo dopo, riesce con la sua sapiente ironia a richiamare l'episodio con una frase che possiamo definire alla Nicco: tutta colpa di un bacio e una medaglia d'oro. Lui sapeva trovare il modo di andare oltre, sempre. Oggi siamo qui, in tanti, come tanto è stato il suo dato,
e che sempre porteremo nella nostra memoria e nei nostri cuori. Vogliamo salutarlo dicendogli semplicemente grazie per essere stato un uomo trasparente e per bene, un professionista colto, preparato e competente, innamorato del suo lavoro, della sua terra, della sua famiglia, di quella bella famiglia che oggi ci ha onorato e commosso per la sua presenza tra noi. Grazie.